Un saluto a tutti i cari amici di YouTube. Una mia assidua spettatrice, Y Communication, che saluto molto, mi ha detto che se voglio aumentare le mie visual e i miei iscritti, devo mostrare i miei disegni. Ovviamente io ne mostrerò qualcuno. Ho preso un album. Mi è costato, non mi ricordo il prezzo, più o meno sui 4 euro. Devo mostrare alcuni miei disegni. Questo si tratta soltanto di una mia città immaginaria di cui non voglio spoilerare niente, di cui ho scritto alcuni quartieri, senza spoilerarvi. Questo qua è un personaggio inventato da me. Non ancora so se chiamarlo Marco. Prendendo modello come gli adolescenti di oggi. Poi c'è questo disegno qua. Sarebbe un kraken, uno di quegli animali mitologici, secondo la mitologia norrena, che era simile ad un'enorme piovra, a volte anche ad un'enorme medusa, che sopra si formava una vegetazione che ingannava i marinai che volevano approdare. Appena arrivavano qui, appena arrivano sopra, l'animale sentiva un fastidio sul suo cappello, sul suo corpo, si immergeva in acqua e li faceva annegare, oppure si accendevano il fuoco per riscaldarsi, doveva difendersi, doveva spegnere le fiamme, quindi si immergeva in acqua e li faceva annegare. Come ben vedete, qua ci ho disegnato un pesce. Nella mia fantasia è un pesce dorato che si nutre dei tentacoli di questa bestia. Mangiandone uno, ne crescono due e lui riceve la protezione, oltre che al cibo, la protezione da altri predatori. Anche se in realtà l'animale sente dolore quando gli mangi i tentacoli, ma nello stesso tempo ne nascono altri due più robusti e forti. Poi qua quattro uccelli giganteschi che volano attorno al gigantesco kraken in senso orario. Poi qui vediamo due tartarughe gigantesche di cui una persona che è piccolissima confronto a queste bestie potrebbe tranquillamente camminarci sui carapaci. Ma dopo dovrà sicuramente scendere, o meglio, saranno le tartarughe a immergersi facendoli annegare. Qua, come vedete, è un granchio morto da quando si è formato un enorme cipresso sul carapace, perché andò sul Kraken nutrendosi di quello che doveva, di quella sostanza che secerne il Kraken, involontariamente un seme è andato a colpire il suo carapace entrando dentro, poi nacque questo albero qua e lo uccise. Queste che vedete qui, se vedete delle protuberanze nel mare, sono altri Kraken, distanti anni luce dal Kraken che vedete qui.
È piuttosto l'immagine di una creatura che vive in un infinito oceano di un infinito cielo. Questi qui sarebbero dei miei personaggi. Sono alieni nordici di cui Luigi e Pasquale sono fratelli, questi altri due sono amici tutti e quattro, Antonio e Gianluca. Poi voglio far vedere un altro disegno. È sempre quel ragazzo lì, Marco, le sue varie espressioni. Neutrale, qua ride. Qua è arrabbiato, qui è spaventato e qui le varie posizioni. Ora qua faccio la posizione che guarda in su. Ho fatto la posizione che guarda in giù. Ora volevo farvi vedere un po' una curiosità. Questi disegni sono i disegni dei miei video precedenti. Qui il rettiliano, qui i supereroi. Ho disegnato Omega Click, Adam Cadmon e Jonathan Lyon Klein. Qui ci ho disegnato l'uomo cibernetico, il cyborg. Questo l'India e qua indica l'isola Sentinel Island. Poi questo disegno qua, chi se lo ricorda, è un uomo che sente delle voci ed è arrabbiato. Queste qui sono i volti della sua mente che li parlano, sente le voci. Questi invece, uno e due, sono i voladores di cui ho parlato in un mio video precedente. Se non l'avete visto, sarebbero quei parassiti senza corpo, cioè non hanno un corpo solido in carbonio, ma hanno un corpo astrale, un corpo gassoso, un corpo non in carbonio, ma in un altro materiale. A noi sconosciuto, un corpo sottile, potremmo dire così. Questa invece è una gallina con accanto un uovo del video Chi è nato prima l'uovo o la gallina? Poi questo qua è un giullare di cui ho parlato in un mio video precedente. Questo invece è il pianeta Terra che sta per esplodere. E qui gli organismi OGM, cibo spazzatura,
e organismi geneticamente modificati. Come se stanno altri disegni. Ovviamente questo disegno è un'isola di cui si sperando di riuscire a completare, ad aggiustare quel romanzo di cui io ho scritto un romanzo, non voglio spoilerarvi niente, a parte Sir Cromwell, Storia di un alieno sulla Terra, che ho già pubblicato. Il prossimo romanzo lo sto scrivendo, sto cercando di sistemarlo un po', cercando di riuscirci, cercando di metterlo un po' in ordine, siccome essendo ambientato nel futuro ho parlato di varie date di avvenimenti futuri. Adesso con quest'altra matita, quella più scura, tenterò di ricalcare il disegno, tranne lo schema. Praticamente io spero realmente che aumentano i miei video su YouTube. Mi mancano un po' i video con la maschera. Quella maschera l'avevo fatta io. Ovviamente io per fare video cerco dei posti di cui nessuno può disturbarmi. Quando facevo i video al cimitero, primo era per non essere disturbato, secondo perché avevo creato un personaggio horror, il gran mitico, di cui parlare liberamente di misteri, ultimamente di paranormale, ma adesso mi sto variando un po'. Speriamo a Dio di riuscire a fare video più belli. Guardate qui. Dopo un po' si vede la differenza rispetto agli altri.
A proposito, io sto anche su Instagram. Scrivete Gran Mitico, poi uscirà anche il mio vero nome e cognome. Su Instagram praticamente tengo quella maschera blu bellissima che ho fatto io. Iscrivetevi anche là. Ho 590 iscritti. Ne vorrei ancora di più. A proposito, prima che me ne dimentico, siccome sto a parlarvene qua, vorrei che degli scienziati rimettessero in vita Vincent van Gogh. Siccome nella sua vita non ha goduto un granché, mi piacerebbe che un genio di quel calibro possa godere del successo durante la vita e non post mortem. O meglio, quando il corpo, quando l'anima lascia il corpo. Aiutatemi a crescere. Poi guarda, i personaggi che invento io, gli metto dei nomi facili da ricordare. Oltre al nome facile da ricordare, se creo un personaggio con personalità, grazie che le persone se lo ricordano. Anche Super Mario e Super Luigi hanno dei nomi alquanto usati.
Sembrava un buco. Quando ho disegnato questo, mi sono ricordato quando a scuola, alle scuole medie, dicevano disegna il tuo compagno di classe. A parte che questo qui non è stato un mio compagno di classe, sarebbe stato bello averlo un tipo così. Come sta venendo? Farò un video di cui si vede al gioco finito. Mi ricordo il mio insegnante di grafica e fumetto quando mi diceva ricordati di muovere il foglio. E infatti aveva ragione. Se muovi il foglio, i disegni escono più morbidi. Chissà se esiste ancora il canale Pino e Silvia. Era un bel canale, principalmente si intitolava Anima Millenaria. Poi si è chiamato Pino e Silvia perché principalmente parlavano di esoterismo e paranormale. Poi hanno fatto video più soft dopo, video tipo a farsi gli scherzi o a giocare, però a me piaceva di più quando parlavano di meditazione, esoterismo, misteri e roba del genere. Sono di Milano quei due, mannaggia, sarebbe stato proprio bello. Non sono più andato a Milano per non far spaventare mia madre, purtroppo. Qua. Io volevo tanto viaggiare. Se non viaggi, che te ne fai? Eccoli qui. Adesso li vado a inchiostrare.
Sappiate che ho visto tanti video che li hanno fatti di 50 minuti, di 30. Io sto a 25 minuti. No. Mi sono servito del pennarello 02 e dello 08. Mi sa tanto che devo andare ad accendere un po' la luce. Oh, poi la spengo. Qua. Notate la differenza?
Oh. Io detesto quando uno è arrabbiato. La faccia arrabbiata è la faccia più brutta, secondo me. Ale. Sono a 36.
Vi faccio vedere come sta uscendo. Ah. Lo sto per finire. Ovviamente il mio insegnante di grafica e fumetto ha detto che i disegni più li faccio lentamente, meglio escono. Vedo, vabbè. Ultimamente c'è la novità, l'ultima novità su YouTube, che puoi decidere se un tuo disegno possono vederlo i bambini oppure no. Questo disegno certo che possono vederlo anche i bambini. Magari sarò un futuro Tonio Cartonio.
Sono a 42,35. Ma quando sarebbe bello se mettessi la monetizzazione. Se avessi la monetizzazione adesso. Chissà quante pubblicità potrei mettere se avessi la monetizzazione. Viva chi rutta. Tanto lo fa anche Jack Nobile, figurati se non lo posso fare io. Oh. Ho finito di disegnare, adesso ve lo mostro. Prima ve lo farò vedere un altro disegno. La pietra nera, di cui ho fatto anche un video. Eccolo qua. Disegno finito. Aspetto un po' e faccio la ripulitura. Sono a 45,27. Se fossi stato uno di quegli YouTubers pagati, a quest'ora avrei messo già una ventina di pubblicità. Beati loro che non hanno bisogno di lavorare, che guadagnano tramite YouTube. Più in là con gli anni, userò Pinnacle Studios e li farò più elaborati. Uso la penna. Eccoli qua, ripulitura.
Con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Meeting. Aspetta, questo è al contrario, non va bene. Con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.